Ciao, come state? Buongiorno, ben ritrovati. Allora, dopo tanti martedì, finalmente ci siamo ritrovati insieme. Eravate tantissimi e insomma è stato un po' un modo per così avvicinarci a quello che sarà il periodo estivo e quindi questa voglia di fare, insomma, di rimetterci in gioco, di uscire, di andare a visitare, di andare a mangiare, di aspettare anche quelle famose giornate che ci permettono un po' di, come si dice, essere più liberi, almeno come ci dice anche Mega Naturista. Siamo partiti insomma dal 1º maggio, da come avete festeggiato in qualche modo il vostro 1º maggio, se siete andati al concertone a Roma, se l'avete passato in famiglia, con amici, c'è chi insomma mi ha detto che l'ha passato in famiglia, chi l'ha passato in viaggio, chi addirittura l'ha passato a casa, magari giocando anche a carte. E qui si è aperto un mondo perché abbiamo parlato di burraco, abbiamo parlato di Scala 40, di Machiavelli, di questo burraco che insomma è più facile di quello che sembra, da come ho capito. Ci sono delle regole, ma se sai giocare a Scala 40, soprattutto a Machiavelli, puoi diventare un campione di burraco. E chi in qualche modo ha vinto anche, come il nostro amico Mega Naturista, che aveva vinto diciamo così, una gara con 60 iscritti a Scala 40, ha vinto il primo premio e tra le altre cose, come primo premio c'era proprio un viaggio in Trentino. Che fortuna! Io ho detto, io quando partecipo a queste cose, per me c'erano solo sempre o caramelle, oppure cosa ci poteva essere? I classici posaceneri o ancora la coppettina, non la medaglietta, no, la coppa non l'ho mai vinta, ma figuriamoci. Poi giocavo con mio nonno che voleva sempre vincere lui, quindi niente. Va bene, quindi però è stato interessante capire che insomma molti di voi comunque alla fine amano anche giocare a carte. C'è anche chi insomma ha giocato il 1º maggio ma non ha vinto niente. Vabbè, dai, sarà per la prossima volta, non importa, non si può sempre vincere, lo diciamo. L'importante è partecipare, giocare con il sorriso, perché abbiamo visto che avere il sorriso ci porta veramente ad avere anche più relazione, no, se vogliamo. E poi cosa abbiamo detto? Mega Naturista, lui ci dà le sue ricette, oggi faceva la pasta con le salsicce, io andrei di tanto a mangiare assolutamente sia a casa sua, perché no? Perché fa sempre dei piatti prelibati, lui invece ha festeggiato il suo 1º maggio, insomma, da amici nella tavernetta, quindi non in modo proprio naturista, mettiamola così, con una grande grigliata, questa è stata una bella cosa. E poi abbiamo salutato il nostro amico Fabrizio Redelli di Quattro Ruote e una Capanna che è venuto anche a trovarmi in radio, abbiamo fatto una bella chiacchierata e presto sarà anche online sul canale, ma che lui stava ritornando da Ancona perché è andato a trovare la sua famiglia, sta tornando in quel di Assi e nel suo viaggio insomma in treno ci raccontava anche un po' i vari luoghi che stava attraversando e anche se effettivamente c'era la pioggia, perché non dimentichiamolo che il 1º maggio è stato una giornata bagnata anche molto dalla pioggia, ma nonostante questo, insomma, non ci ha impedito di fare delle cose, dei viaggi. Io, ad esempio, sono andata a un concerto di Hans Zimmer, questo grande compositore di colonne sonore, e tra l'altro una su tutte che sicuramente conoscerete è Pirati dei Caraibi, quindi, ma non ha fatto solo quelle, 007 e tante tante altre. Ed è stato un bellissimo concerto, un bellissimo spettacolo con un'orchestra favolosa dal vivo e un gioco di luci pazzesco. Ma detto questo, torniamo a noi, a quello che ci siamo raccontati, abbiamo continuato quindi anche a parlare anche di Formula 1, sì, perché c'è stata anche la Formula 1 nel Bahrain e io mi sono appassionata da un po' di tempo alla Formula 1, grazie anche alle mie figlie, e io mi appassiono di Formula 1 e voi che fate? Vi disappassionate. Ma non è così, mi avete raccontato un po' di tutto quello che è successo anche con la FIA e tutto quanto, va bene, io ne ero non molto al corrente, ma vedremo, vedremo. Intanto io continuo a seguirla. Si è parlato anche di MotoGP. Io alle moto preferisco le macchine. Tra le altre cose, come vi dicevo, mi sono fatta portare anche su un Alfa 4C che è stato spettacolare, molto adrenalinico. E qualcuno di voi mi ha detto che ama anche rally. I rally sono interessanti. Eugenio addirittura è stato portato su una macchina da rally, diceva che aveva paura dei tornanti, ma vi ricordo sempre di fare attenzione quando andate a vedere tutte queste gare e di posizionarvi nei posti corretti che vi dicono di poter sostare, perché diventa
molto pericoloso. E poi Fabio mi ha detto che insomma il 30 giugno uscirà il suo nuovo ebook e mi ha mandato la sua locandina e spero di poterne parlare. Storie, vite e ricordi, la mia Scandiano vista da dietro un obiettivo. Bello, molto interessante, spero di poterne parlare anche con voi qui in uno dei martedì, così come stiamo aspettando Super Falco che rientri dalla Groenlandia e anche con lui parleremo del suo viaggio. Come sempre, insomma, disponibile a parlare di tante altre cose di quello che fate. E poi abbiamo parlato anche ancora una volta di viaggi, ma in modo un po' diverso. Perché? Perché il nostro amico Peter ha chiesto un consiglio su dove poter andare con il cagnolino piccolo Milo che ha pochi mesi e lui vorrebbe farsi un viaggio ma non vuole rinunciare. Quindi come fare col cane? Beh, io Blue Sbaldo, insomma, me lo porto dietro dove posso, altrimenti vabbè, ci sono i nonni, ma come ho detto a Peter, insomma, cercate di fare sempre tutto quello che vi piace senza dover rinunciare a grosse cose. Certo, ricordatevi che se avete umani o amici cani, insomma, dovete anche un po' riadattarvi. Poi un cucciolo, lo so, deve essere un po' più, diciamo così, seguito, ma insomma, questa non ci impedisce, insomma, di non fare le cose. Quindi secondo me anche in Toscana ci puoi andare tranquillamente, senza problemi. E vedrai che comunque riuscirai a fare il tuo viaggio lo stesso. Magari inizia pochi giorni per volta e poi mano a mano ampli, ma poi ce lo racconti e ci dirai com'è andata. Questo è un po', insomma, quello che ci siamo raccontati. Abbiamo ascoltato anche Bob Marley, One Love, che ci ha richiesto Winston. Quindi abbiamo chiuso anche con questo brano. Come sempre vi ricordo che potete seguirmi su Patreon, Simona Non Solo Radio, o altrimenti iscrivermi a mcalibuno@libero.it. Vi aspetto, tante sono le cose che devo ancora programmare sul canale, ma naturalmente vi aspetto anche per la prossima diretta del martedì, come sempre alle 9:30. Grazie per essere stati con me e per aver condiviso ancora una volta le vostre emozioni, i vostri sentimenti, ma anche i vostri sogni e i vostri hobby, insomma le vostre passioni, le vostre giornate. Un bacio, un abbraccio e ci vediamo presto. Ciao!